Signori e signori, buonasera, buonasera a tutti, salve, bentrovati nelle onde medie, alte, basse e profondissime di Radio Science. Siamo qui, sono Mirko Cortini, questa è la trasmissione di Che Cosa Stiamo Parlando e quindi siamo già alla 14ª trasmissione. È una trasmissione che purtroppo non vede un ospite che avevo previsto, poi vi dirò. E quindi è una trasmissione che un po' la costruisco piano piano, cercando di intercettare anche telepaticamente quelli che possono essere i vostri interessi, e sicuramente parto dal fatto che io sono qui, perché sono qui, che probabilmente chi mi segue, un piccolo zoccolo duro abbiamo verificato col palinsesto che c'è, che mi segue, quindi questo è un grande motivo di soddisfazione per me, di conferma del fatto che, della bontà insomma di quello che stiamo facendo, però ecco, è anche il caso di essere più chiari, più espliciti, a cominciare, stavamo dicendo con il buon Ugo, che abbiamo sempre in regia, sempre pronto, presente e sempre con la penna pronta per cancellare i miei errori, ed è giusto così. Hai detto bene, Miro, scusami se mi intrometto, penna e calamaio per esattezza. Assolutamente, sempre penna e calamaio, perché chi fa lo speaker, lo spooker, che sputa qualche volta, no? Cioè, lo speaker, la parola speaker fa venire in mente, uno sputo di traverso ci può essere, no? Un lasciarsi andare, che poi è giocato proprio su questo, direi, la figura dello speaker, che deve lasciarsi andare per coinvolgere il pubblico, però poi ha comunque delle boe direzionali, no? E c'è un direttore responsabile che poverino, non deve essere responsabile delle stupidaggini che sto dicendo io, e quindi poverino, senza offesa ovviamente, con grande deferenza, Massimo Bonello, il nostro direttore responsabile, che Dio l'abbia in gloria, insomma, e lo ringraziamo tanto del lavoro che fa con la The Science. E quindi niente, ecco, è importante anche che appaia un'immagine mia, visto che per adesso chi mi va a vedere su YouTube o su Facebook vede l'immagine di un piccolo folletto, così, che fra l'altro è immerso in un liquido nero, che quindi sta andando a picco, però è immerso, però ha le ali, quindi potrebbe tirarsi su. Questa è un'immagine simbolica che mi è piaciuto far vedere, e fra l'altro è anche nel mio personale Facebook, Miro Cortini, chi vuole andare, parlando di radio ovviamente, vi ringrazio. Quindi con questo andiamo avanti con la trasmissione, e mi piaceva cominciare con qualcosa di simpatico. Sicuramente siamo d'accordo tutti che è freddo, o no? È freddo, no? Direi che è freddo, freddo, abbastanza freddo, oggi c'erano meno 2 anche qui in Romagna, io sapete che vi trasmetto da Forlì, dal centro della Romagna, e si sente anche dalla mia inflessione, che cercherò di controllare, visto che ho fatto un corso di dizione, sarà il caso che lo metta in atto. E allora un'immagine che mi è arrivata via telefono, molto carina, che ve la descrivo, perché altrimenti, appunto, essendo un'immagine, non rende comunque la simpatia della cosa. 20 gelati in tutta Italia, e si vede la cartina dell'Italia con spazio per le 20 regioni, 20 coni gelato. È molto carina, 20 gelati in tutta Italia, 20 gelati esattamente, letteralmente 20 gelati, 20 cono gelati in tutta Italia. Bene, e un'altra che ho sentita, la rubo a una radio, non nominerò, che ho sentito per caso stamani, e che comunque qualcosa non che viene da quella radio, ma da qualche ascoltatore, parlando appunto di freddure, contro il riscaldamento globale c'è bisogno di più freddure, perché è necessario, carina anche questa, direi. E questo così per un attimo di sospensione leggera che fa sempre bene a tutti quanti. Cosa volevo dirvi? Lo stile un po' delle trasmissioni, le cose a breve le due incontri che ho intenzione di mettere in atto
in radio e sono due persone, con una con la quale ho concordato che doveva essere presente oggi e un'altra che sto concordando un intervento. Allora, cominciamo da questo amico Davide, che è proprietario di una rivendita di DVD, di noleggio, un video noleggio, e proprio per parlare di cinema, è una persona molto esperta, una persona molto che non è solo un commerciante, ma è veramente un vero appassionato di cinema, è una persona competente, ha amici che hanno tentato anche la strada poi della regia, insomma qualcuno è arrivato, ha fatto qualcosina, e quindi c'è veramente dentro al mondo del cinema, lo ama profondamente e ne può parlare con competenza. Già in altre trasmissioni, anche con Ugo, abbiamo fatto qualche piccolo dibattito sul cinema, lo consideriamo veramente la settima arte, molto importante, perché il cinema, attraverso il cinema si veicolano vari messaggi, comunicazione, socialità, arte in generale, arte pittorica, fotografia. È veramente un coacervo, come si dice, questa bella parola, perché quelli che parlano bene dicono coacervo, cioè un insieme profondo, intenso di vari tagli con i quali si costruisce questa settima arte, che nasce con i fratelli Lumière e ancora avrà un destino che non si sa, durerà tantissimo. Ancora, parliamo di cinema di vario livello, di vario interesse, insomma, ecco, su questo mi piaceva fare una trasmissione. Un'altra trasmissione è legata a una persona che io conosco, alla quale voglio bene, si chiama Claudia Bartolotti, è qui della mia città, e dopo vi dico anche perché, anzi ci vado subito su questa cosa qui, perché persone che io conosco qui vicine, perché comunque è una scelta, un taglio che voglio dare alle mie trasmissioni, che è quello di questa dualità che per me è molto importante per analizzare quello che ci accade l'oggi, ma anche lo ieri, ma anche il domani, e sono queste due parole, global local, cioè l'analisi di cose che nel microcosmo accadono, quindi nel locale io parlo della mia realtà qui attorno a me, quindi i dintorni di Romagna, però oggi, siccome tutto è connesso, è collegato, è globalizzato, attraverso le cose che vediamo attorno a noi con un occhio particolare di analisi, si possono fare dei collegamenti e delle disamine, appunto, che possono toccare entrambi gli aspetti, cioè l'aspetto locale e l'aspetto globale. Questo è un taglio che voglio dare alle mie trasmissioni, importante, di base, e direi che mi accompagna sempre, insomma, anche nelle precedenti trasmissioni, anche se le precedenti magari erano un po' più balbettate, vabbè, insomma, si cresce, stiamo crescendo, non abbiamo intenzione di imporci come fautori di chissà quale verità, però insomma si sta lavorando, si collabora con il palinsesto e cerchiamo di crescere, di far crescere anche la radio, ci crediamo. Crediamo in questo progetto e quindi ecco, io questo è il contributo che sto cercando di dare, appunto, ecco, global local sicuramente, e poi questo, anche questo l'ho un po' tra le righe, l'ho detto nelle altre trasmissioni, cioè questa analisi, questa attenzione al linguaggio e alle componenti del linguaggio, e quindi all'evoluzione del linguaggio, del significato delle parole nel tempo, nella cultura e negli usi e costumi, quindi l'etimologia. Per me è molto importante, è una passione da sempre, diciamo che mi ha portato anche a scrivere, perché ogni tanto io scrivo, mi ha portato anche a mettere il naso quando ero all'università, che facevo la facoltà di sociologia, però c'era la scuola di giornalismo, io andavo ad ascoltare, anche se poi non ho fatto nessun esame, però ero molto interessato al giornalismo da sempre, il giornalismo è qualcosa che, insomma, che sento vicino, che mi piace,
e del quale avevo una grande diffidenza, devo dire, ho sempre avuto e tuttora ho abbastanza diffidenza di tanti giornalisti, ma questa è una cosa che poi svilupperemo magari oltre. Ma sicuramente ho un ricordo di questo testo di Paolo Murialdi, ma parliamo del mondo della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quindi un universo fa, insomma, parliamo dell'Arca di Noè più o meno, per intenderci. Però questo testo qui, ne ho parlato con un amico giornalista non tantissimo tempo fa, l'ha considerato anche lui un testo base per capire appunto il funzionamento di un giornale classico, parliamo di giornale analogico, non parliamo di giornale digitale, però insomma la base, anche proprio come leggere le notizie, perché sono messe in un certo modo, adesso il titolo non ve l'ho detto, Paolo Murialdi, come si legge un giornale, sì esattamente questo, semplicemente, editore La Terza, non mi ricordo l'anno di pubblicazione, comunque un testo breve, veloce, un classico manuale, ma di quelli fatti bene, insomma, per intenderci, nel senso che va a toccare, dopo che lascia aperto appunto lo spazio per poi fare degli approfondimenti a chi interessa. Ecco, questo quindi, questo per fare un po' il punto delle cose che io ho intenzione di portare avanti con questa mia trasmissione, e quindi ho detto di sì, il dualismo global local, e quindi ecco sì, sulle etimologie per arrivare a dire che l'analisi delle cose che vi presento, ma al di là che comunque ecco, dietro c'è questa attenzione alle parole chiave, cioè ci sono parole che sono importanti, che vanno a esplodere un problema, a sviscerarlo, e quindi questa attenzione alle parole chiave è importante, è un metodo che io ho intenzione di mantenere e di sviluppare, ecco. E tutto questo a cosa porta comunque? Il sottinteso qual è? Che è poi legato un po' agli studi che ho fatto, che ancora tengo vivi e presenti, anche se sono del passato, non sono aggiornati, però comunque alla fine l'università, se fatta bene, nel senso che ti sei appassionato, hai fatto delle ricerche anche per conto tuo, io andavo in altre biblioteche per approfondire un problema, un esame mi durava tanto e leggevo più di quello che mi viene richiesto se mi interessava, questa era un po' la passione conoscitiva che mi ha sempre accompagnato e che ringrazio, non so chi, i miei genitori probabilmente, perché questo penso sia importante, insomma la curiosità e la passione sono due cose che fanno crescere, credo, fanno crescere se dall'altra parte c'è una capacità di analisi e di grande ascolto e di umiltà, ecco, questo rimane sempre, la cosa di cui sono certo è che sono ignorante, qualcuno disse, di molto importante, mi pare Galileo, e quindi questo rimane, il conosci te stesso pure è un punto di riferimento fondamentale, che lo disse Socrate, e con Aristotele che l'uomo è un animale, animale, tre volte lo dico, perché c'è tutto in questo, tre volte dire animale, ci sono varie cose, però è un animale sociale, e quindi io parto da queste cose qua, però questo cosa mi fa vedere attorno a me, di qualunque cosa io punti l'attenzione, non posso non vedere la stratificazione dei problemi e quindi la complessità. E questa è una cosa che sfugge a molti, volutamente sfugge, non perché non abbiano i neuroni per. La complessità è una cosa che infastidisce, perché la complessità ti pone nelle condizioni di dover approfondire, di dover informarti, di dover ricercare, e questo non interessa molti, piacciono le cose easy, veloci, facili, e questo non è un bene, perché oggi il nostro mondo attorno a noi è estremamente complesso. Però poi magari col fatto che ci si possa accedere alle informazioni in maniera
appunto easy, perché i device e i dispositivi tecnologici ci fanno arrivare al cuore di certi problemi in maniera immediata, o quasi direi, perché io sono un amante di Wikipedia, ma so anche i limiti di Wikipedia, per dire una cosa così buttata lì. E senza volerla approfondire, appunto, ecco, vedete, la parola approfondimento arriva. Io approfondimento non è uguale pesantezza, signori che mi ascoltate, e vi ringrazio tanto di questo. No, non è questo, è diciamo che invece è il voler sapere, il voler conoscere, la curiosità. Ecco, io credo che chi non è curioso non ascolti la mia trasmissione, sicuramente credo che se ne allontani e ascolti altro, ascolti altre radio, altre cose, però con questo non è che bisogna diventare per forza seriosi, pesanti, e parlare in maniera complessa, appunto usando termini complicati, ecco questa differenza fondamentale. Bisogna mantenere la complicazione e la complessità, sono due cose ben distinte, ben articolate. La complessità è qualcosa che comunque, che lo vogliamo vedere o no, è una realtà in tutte le cose, perché poi andando avanti, ma questo le scienze, questo le religioni, questo le filosofie, la medicina stessa, l'evoluzione della medicina che diventa sempre più olistica, cioè vede sempre più i collegamenti, ecco tutto questo fatto qua, ci sono sempre più collegamenti, tutto è collegato in qualche modo e non connesso, attenzione, collegato, ci sono collegamenti, connessioni, sì, connessioni ma non in senso tecnologico, ci sono connessioni fondamentali, importanti, che bisogna tenere presente per poter arrivare al cuore dei problemi, che poi dopo ognuno li fa suoi, non è che si tende sempre a, però ecco, penso che una delle cose importanti che chi fa radio, chi fa informazione debba tenere presente, quello di dare gli strumenti a chi ci ascolta per potersi fare un'idea delle cose. Ecco, questo diciamo, ho detto varie cose, però ci tenevo a farlo presente. Ecco, il secondo ospite che probabilmente sarà la prossima volta, che adesso è molto impegnata, ecco, parliamo di una persona veramente tanto impegnata, parliamo di una persona che nella vita ha fatto, ora è in pensione, nella vita ha fatto la ragioniera, diciamo, però aveva anche la possibilità di fare il commercialista, cioè pur non essendo dottore commercialista aveva l'abilitazione a fare il lavoro del commercialista, e ha sempre lavorato in ambito, diciamo, più o meno collegato con agenzie, lavorava in un'agenzia teatrale, aveva a che fare con i budget e comunque con tutte le tasse che dovevano pagare, gruppi che qua in Romagna ce ne sono tantissimi, sono i gruppi del Liscio Romagnolo, e quindi ne ha conosciuti tanti, anche di importanti, vabbè, non parliamo di Casadei, del famoso Casadei, però insomma gruppi importanti che qui sono conosciuti, che hanno fatto anche dei certi budget anche importanti, insomma, ecco, vabbè, questo era il suo lavoro. Ma a parte questo, è una persona che ha fondato una rivista letteraria, che ancora esiste, alla quale sono anch'io iscritto, associato, è una persona a cui voglio bene, che mi ha anche insegnato cose, ma adesso si sta sperimentando con delle regie teatrali, è anche pittrice, ma soprattutto ha un'energia incredibile, una dinamicità personale molto forte, e nonostante l'età, che nessuno poi, fra l'altro tra amici, non so anche nessuno sa l'età esatta di questa persona, è comunque giovanile nell'animo, ha creato nella mia città vari eventi, tra cui anche proprio un premio che si può considerare nazionale, perché veramente da tutta Italia scrivono,
un premio nazionale letterario che con varie sezioni, sia la poesia, sia il racconto, il romanzo, anzi, che veniva pubblicato da una casa editrice qui locale, insomma, e cercare poi anche per metterlo in piedi, cioè anche cercare i fondi, insomma, veramente faceva quasi tutto lei, fa tuttora, ci mancherebbe, ancora esiste questo premio, e con una barriera all'ingresso che lei ha sempre difeso in maniera molto forte, che è questa, cioè per mandare qualunque sia una prefazione, una traduzione, perché c'è la sezione traduzione, prefazione a libri, testi, appunto romanzi e poesia. Ecco, tutto quello che veniva mandato a concorso a spese zero, questo lei ci ha sempre tenuto, e questa cosa qui che lei ha fortemente rivendicato e tenuto, alla fine ha fatto diventare questo premio abbastanza importante per gli addetti ai lavori, proprio anche per questa modalità qui che ormai quasi più nessuno fa. Insomma, a denti stretti ci ha sempre creduto, e quindi fa un lavoro, diciamo, culturale molto importante, e ci tengo molto, insomma, a presentarvela, perché è veramente una persona interessante e chiara da raccontare cose della sua vita che ha portato avanti fino ad oggi e tuttora ancora porta avanti, per esempio appunto questo progetto teatrale che non è il primo che fa e che insomma in loco qui piccoli successi li ha avuti, piccoli riconoscimenti. Niente, detto questo, siamo alle 18.55, mi è sfuggito, volevo far fare a Ugo un brano, mettere su un brano, adesso alla fine diventa un po' ridicolo. Basta che non mi chiedi di cantare. Ah no, cantare forse no, perché poi dai, era un mio sogno, pensa, caro Ugo, era un mio sogno cantare, perché vabbè, ho la fortuna di poter dire adesso, a parte questa forzatura romagnola che ho nel parlare, mi si riconosce che io un po' in giro sono andato a leggere cose, è un discreto timbro di voce, io ringrazio anche qui la mamma che però da qui a imparare a cantare, insomma, ce ne vuole. Comunque, caro Miro, dimmi, se vuoi, dimmi. Io un brano ce l'ho a disposizione. Non lo so, chiudiamo con un brano, ma potrebbe anche essere così, dai, potrebbe anche essere così. Avevo intenzione di parlarvi di tutt'altro, di scendere un po' nell'agone politico, ma non nell'agone politico attuale, ma in generale dare uno strumento, visto che comunque il 4 marzo qualcosa accadrà, non sappiamo bene, il Rosatellum, che cosa porti, questa legge elettorale che non va bene a nessuno, però tutti si stanno scannando per riuscire a ottenere gli ultimi voti, e non lo so, io mi immaginavo che accadessero cose, tranne ne accadranno ancora, ecco, metto le mani avanti per i nostri ascoltatori sul fatto che accadranno in questa settimana cose. Già ieri ho visto qualcuno brandire, diciamo così, brandire questa parola, un rosario e un Vangelo, vabbè, non lo so bene che cosa voglia dire, però insomma è che sicuramente il popolo cattolico è molto appetibile da tutte le parti, perché comunque il popolo italiano è cattolico nella maggioranza e quindi sono voti, insomma, ecco, al di là di tutto. Oppure poi gli anziani, oppure che ognuno trova la propria, cioè gli disabili o questi, i disoccupati, chiaramente questo tutti, sono panacee per tutti i disoccupati. A me fa soffrire, questo lo voglio dire in diretta, veramente questa cosa che è accaduta, mi pare, non so se a Genova o comunque questa azienda che ha licenziato 500 persone per delocalizzare in Europa, signori, in Europa, qui cosa abbiamo fatto in Europa? Cosa abbiamo fatto? Cioè in che modo veniamo riconosciuti? Cioè questa è una cosa veramente triste, cioè l'Europa c'è e ci sarà comunque, al di là che lo vogliamo o meno, ma allora se così è,
ma veramente, ma riusciamo a far valere il valore del popolo italiano, lo dico, di questa nazione, di tutta la storia che abbiamo, della forza dell'imprenditoria italiana, del fatto che non vogliamo essere svenduti a pezzi, questo lo dico veramente, ma questo lo dico a tutte le forze politiche, questo è un centro importante, cioè non lo so, bisogna fare qualcosa in questo senso, perché ci stanno svendendo, ci stanno umiliando. E non è giusto, perché noi abbiamo il nostro valore importante, abbiamo la nostra storia, abbiamo la nostra cultura, abbiamo le nostre bellezze, ma insomma, cioè, non siamo di serie B, ma assolutamente no, su questo veramente, alziamo i calici, mi viene da dire, alla faccia dello champagne francese, scusate, mi viene, purtroppo io amo il vino e insomma, vogliamo fare i confronti tra il Franciacorta e il Crystal che si beveva il Marilyn Monroe, ma che se lo bevesse lei il Crystal del Marilyn Monroe, ma io mi bevo Franciacorta e come, lo difendo, Franciacorta per dire un'eccellenza, ce ne sono milioni di altre, vabbè. Questo un po', ci sarebbe da dire tante cose sull'Europa, ma adesso lasciamo perdere, mi sono un po' perso, perché mi sono dispiaciuto di quelle cose, di queste cose che dico, perché su questo veramente mi sembra che non ci siano state politiche, e non lo so il chi, il come, so che mi sembra il signor Tajani è un vicepresidente, c'è stato Prodi presidente, quindi non so cosa abbiamo fatto nel frattempo, non utilizziamo tutti i soldi della Comunità Europea, che fra l'altro noi paghiamo tanti soldi alla Comunità Europea, e poi non li utilizziamo per progetti di formazione, la nostra scuola è a pezzi, insomma ci sono tante cose che non vanno, quindi l'invito comunque per la memoria di chi ci è morto per darci il voto, e queste non sono stupidaggini, bisogna andare a votare, tutti andare a votare, ognuno nel chiuso della propria urna farà le proprie scelte, però veramente occhio alle manovre varie anche di questi ultimi giorni, italiani pensateci, scusate se uso questa parola italiani, però mi piacerebbe che Sadio Sanz fosse ascoltato da Trapani a Trieste, bene, veramente andate a votare tutti, è importante, comunque è importante, poi nel chiuso dell'urna uno può anche esprimere un non voto. Io mi ricordo, ero giovane, amavo la libertà e l'anarchia, ecco, sì, ascoltavo gruppi come gli Area, che erano dichiaratamente di fede anarchica, e io la prima volta che sono andato a votare, mi pare fossero le elezioni europee, fra l'altro, comunque ho fatto quel che mi suggerivano gli amici di quel tempo, e così ho buttato giù, quindi da una parte io vi invito ad andare a votare, però appunto nel chiuso dell'urna si possono fare tante cose, e io in quel caso lì ero tanto giovane, non l'ho fatto mai più, però in quel caso lì ero convinto di questa cosa, la scrissi… Attenzione che non siamo in fascia protetta. Lo so, però questa cosa qui non è una cosa mia personalissima e credo di poterla dire, perché non tocca niente a nessuno, nessun partito, e comunque questo scrissi che se il voto fosse cioè, servisse a qualcosa, quindi parliamo di gente che non credeva nel voto, vabbè, questo era, se il voto servisse a qualcosa sarebbe illegale, ecco. Questo è un estremo assoluto, però ecco, passando per l'antipolitica e tante cose, i populismi, io volevo parlarvi di qualunquismo, per esempio, che è stato fra l'altro un partito in Italia, ma sarà un'altra occasione,
L'uomo qualunque, Giancarlo Giannini, scusate, Guglielmo Giannini, Giancarlo, poi un bravo attore italiano, Guglielmo Giannini, che ha fondato questo partito, questa rivista, L'uomo qualunque, che aveva una tiratura di 800.000 copie nel 1946, parliamo quindi 1946, nel subito dopoguerra, e il qualunquismo è diventato un'accezione di una parola negativa. Però insomma è stato un partito, è stato votato, e quindi ha una sua, è il padre dell'antipolitica, si parla tanto di antipolitica, di casta, di quello, quell'altro, bla bla bla, di movimenti vari, e comunque viene da lì, da questo signore che è stato il primo a mettersi contro il sistema dei partiti tradizionali, e con un'ideologia particolare, vabbè. Di questo purtroppo non possiamo parlare, abbiamo terminato la nostra trasmissione, io spero di non avervi annoiato come sempre, che è la cosa che spero di più, perché altrimenti non avrebbe senso questo mio impegno con la radio. Ringrazio sempre il palinsesto, in particolare chi mi sostiene e mi guida dalla regia, e quindi Ugo. Ringrazio tanto, ringrazio voi, vi aspetto assolutamente fra 15 giorni, comunque sia, comunque vada, speriamo che non ci invada la Russia, ecco, l'unica cosa che mi fa paura è che ci invada la Russia, non sarebbe bello insomma. Ma Miro, non saprei, forse sarebbe anche una cosa positiva in realtà, saprei. Forse potrebbe essere anche questo, intanto ci manda il vento della Siberia il signor Putin, poi non so se ci vuole... Se ci manda anche qualche bella russa, scusate. C'è qualcuno che dice che ci vuole comprare, quindi non lo so, siamo pronti? Non lo so. Vabbè, detto questo, sicuramente si scherza, esatto. Però, ma fino a un certo punto, in alcuni aspetti delle cose, questa povera Italia tiriamola su, ragazzi, cioè tiriamola su e crediamoci, e non dimentichiamo che abbiamo una nazione, una storia, un orgoglio, abbiamo una bandiera da difendere, assolutamente, questo sì, al di là delle inclinazioni politiche. Questo rimane, cerchiamo di rimanere uniti ognuno, e smettiamo di fare i tifosi, per favore, che gli italiani sono capaci solo di fare i tifosi. Vedi, mo il calcio è andato anche a Ramengo, allora smettiamo di fare i tifosi calcistici, perché smettiamo di fare i ghibellini e i guelfi come sempre, dal 300 che siamo messi così, cerchiamo di guardare i problemi e cerchiamo di indicare persone il più vicino a noi e che possiamo conoscere il meglio possibile e che abbiano competenze e onestà, basta. Questo, cioè direi che questa è l'indicazione che viene da questa trasmissione, cercando di seguirle poi le persone, però non è che gli dai il voto poi basta. Io una persona, ecco, che è stata eletta fra l'altro, che si presentò qui, io ok, può darsi che ti dia anche il voto, però ti guarderò con il fucile, con il mirino, perché voglio vedere cosa fai. Beh, devo dire che si è comportato abbastanza bene, quindi vabbè, in quel caso lì è andata abbastanza bene. Poi vabbè, il suo partito, quello che hanno fatto, magari non mi sta bene, tante cose, però ecco questo, per quanto possibile andiamo a vedere a chi diamo il voto, alla persona e non tanto agli schieramenti, perché c'è tanta confusione, tanta commistione, tanta gente che dice cose da una parte e dall'altra, che tutti promettono tante cose, quindi persone, conoscenza, speranza, competenza, sì, e poi comunque ecco, speranza in un futuro migliore. A questo servono le elezioni e speriamo che sia così per tutti. Grazie a tutti, vi saluto e vi aspetto veramente con un grande abbraccio fra 15 giorni. Grazie, ciao a tutti, ciao.